Ciao a tutti, nuovo video. Oggi torniamo a fare video un po' più leggeri del solito. L'idea è quella di tornare a caricare video su YouTube con più regolarità e quindi non solo monografie, come è successo recentemente con la monografia di Ottessa Moshfegh. Non solo video di approfondimento sulla narrativa italiana, come sto facendo con abbastanza regolarità, ma tornare a fare un po' di video misti. E quindi anche BookTag. È un sacco di tempo che non faccio BookTag, li avevo un po' lasciati da parte, però è da qualche giorno, qualche settimana che gira questo tag su BookTube. È assolutamente un tag carino, quindi l'ho visto fatto da Ilenia molto di recente, l'ho visto fatto da Imand Books, Elena Monti, sicuramente l'hanno fatto molte persone. Volevo farlo anch'io personalizzandolo un po'. Di che cosa si tratta? Un classico tag in cui si selezionano le case editrici preferite, diciamo così, e si indica uno o più libri preferiti di quella casa editrice. Ora, io, come sapete, sono un ingegnere, quindi ho bisogno di mettere un po' di regole alle cose che faccio, e quindi il criterio che ho utilizzato è il seguente. Ho selezionato 15 case editrici, perché 10 non erano abbastanza, ovviamente. 15 case editrici, come le ho selezionate? Non ho selezionato né solo case editrici indipendenti, perché è, come sapete, una definizione che non mi convince, non mi piace e non credo sia un merito essere una casa editrice indipendente, né da un punto di vista commerciale, né da un punto di vista artistico, produttivo. Quindi case editrici sia grandi che piccole, sia indipendenti che appartenenti a grandi gruppi, e l'unico discriminante sono case editrici di cui ho almeno 10 volumi, ho letto almeno più di 10 volumi. Perché? Perché mi sembra un po' ridicolo andarvi a consigliare o a definire il mio preferito di una casa editrice di cui poi ho letto uno o due titoli, cioè è un po' un controsenso. Quindi, tra le case editrici di cui ho almeno 10 titoli in casa, ho selezionato quelle che potevano avere lo spunti migliori. Il video ovviamente non sarà approfondito, non vi parlerò né di trame né in dettaglio di questi libri. Sarà una carrellata in realtà, e anche una sorta di gioco, quindi se poi voi aveste voglia di ripeterlo o nei commenti o se avete un canale sul vostro canale facendo un video, potrebbe essere molto divertente. Partiamo, prima casa editrice, La Nave di Teseo. Sì, non è una novità il fatto che mi piaccia molto La Nave di Teseo, che mi trovi molto con il catalogo della Nave di Teseo, che è ereditato tanto della produzione Bompiani della gestione Sgarbi, ovviamente, e non vi parlerò e non citerò nessuno dei grandi titoli bestseller della Nave di Teseo, nessun autore forte come Houellebecq, come Powers, quelli li sapete già, però magari un titolo che sono letti in pochissimi è L'ora tra la donna e la chitarra di Clemens J. Setz, questo romanzone di quasi 1000 pagine tedesco, Clemens J. Setz, autore di grande talento, e che qui scrive un libro un po' alla David Foster Wallace, sicuramente meno sperimentale dal punto di vista della prosa, però veramente un titolo imperdibile per coloro che amano un certo tipo di narrativa letteraria che spinge sull'essere anche un po' postmoderno. Romanzo sicuramente del cuore del catalogo della Nave di Teseo. Vi cito, giusto per rimanere comunque in un libro a casa editrice, ma un libro e mezzo, vi cito Innocenti e gli altri di Dana Spiotta. Dana Spiotta, anche questa è un'autrice molto sottovalutata, è un'autrice americana di cui De Lillo parla benissimo, e De Lillo parla bene di pochissimi autori viventi. Questo, secondo me, è uno dei suoi migliori. Ce n'è anche uno inedito che sta per essere pubblicato dalla Nave di Teseo. Credo che comunque entro la fine del 2023 verrà pubblicato dalla Nave di Teseo. Ma Innocenti e gli altri è, secondo me, il modo migliore per iniziare a leggere Dana Spiotta e per conoscere un'autrice americana, secondo me, a livello dei migliori. Rimanendo in tema americani e intervallando case editrici grosse a case editrici medio-medio-piccole, vi parlerei di una casa editrice del cuore,
che è Mium Fax. Mium Fax, se mi seguite da un po', sapete, io ho una grande stima per Mium Fax, soprattutto per la Mium Fax di Cassini, di Marco Cassini, che aveva un grande occhio per i recuperi della narrativa americana del Novecento, e qui vi cito l'opera galleggiante di John Barth, per forza, è un capolavoro della letteratura americana, nella collana Minimum Classics è forse il gioiello più splendente di quella collana di recuperi, padre del postmodernismo americano, una chicca che tutti dovrebbero leggere, dovrebbe essere fatto leggere nelle scuole l'opera galleggiante di Barth. Ma Cassini aveva anche un grande occhio per intercettare, prima del grande successo, autori che poi sarebbero diventati strapremiati e che avrebbero sfornato bestseller. Così aveva fatto anche con Jennifer Egan, Il tempo è un bastardo, pubblicato da Minimum Fax prima che vincesse il Pulitzer. Siamo qui dalle parti della migliore narrativa americana contemporanea, il miglior romanzo di Jennifer Egan, irripetibile, non è più riuscita a scrivere un romanzo di questo livello, che sperimenta tantissimo con la struttura narrativa, con i modi di raccontare, uno storytelling veramente frastagliato, pieno di idee. È un romanzo brillante, veramente brillante. Ma anche la Minimum Fax di Luca Briasco, quindi l'attuale Minimum Fax, ha sicuramente dei nomi importantissimi sempre in ambito americano, e non potevo non citarvelo. Volman, che vi citerò anche dopo, lo so, vi parlo sempre di Volman, ve lo cito perché andava citato in questo senso. Storia della farfalla, per esempio, tra i volumi pubblicati da Minimum Fax di William Volman, è secondo me un modo ottimo per iniziare a leggere Volman. Un libro sulla prostituzione, che è un grande tema feticcio di quest'autore, che riesce a superare alcune barriere proprio della letteratura ed essere veramente un romanzo incredibile. Visto che vi ho citato Volman ve l'avrei messo in Mondadori. Mondadori, casa editrice gigantesca, ovviamente catalogo sterminato, scegliere all'interno di Mondadori è praticamente impossibile. Se devo dire qual è il miglior libro in assoluto per me pubblicato da Mondadori e a catalogo Mondadori in questo momento, devo citarvi Europe Central, perché Europe Central siamo nel vertice della letteratura mondiale di sempre, probabilmente. Metto Europe Central al pari di La ricerca del tempo perduto di Proust, L'Ulisse di Joyce, Moby Dick di Melville, insomma, i grandi capisaldi della letteratura. Europe Central, non c'è molto altro da dire. Ma a catalogo Mondadori c'è anche un altro piccolo capolavoro di un'autrice fondamentale degli ultimi anni, che è Zadie Smith, Denti Bianchi. Si può non citare Denti Bianchi quando si parla di Mondadori? Secondo me è impossibile. Un grande caso editoriale e forse uno dei migliori esordi di sempre. Quindi andava citato. Mondadori vuol dire anche narrativa italiana, e vuol dire anche narrativa italiana di qualità, che sperimenta, narrativa comunque che osa con la lingua, con i temi, e che vuole essere sempre al passo col racconto generazionale. Class di Francesco Pacifico, molto condizionato dalla letteratura americana che abbiamo appena, di cui abbiamo appena parlato. Insomma, questo è uno dei migliori romanzi italiani degli ultimi decenni, e qui, anche qui, vertice finora della carriera di Francesco Pacifico, quindi ve lo consiglio ovviamente, ma ve ne ho già parlato più volte. Dopo Mondadori, e sto andando assolutamente a caso, ho una serie di pilette di libri qui sulla scrivania. Vi parlerei di Edizioni EO. Edizioni EO, che probabilmente in questo momento storico è unicamente conosciuta come la casa editrice di Aina Ferrante, questo per loro è assolutamente un vantaggio commerciale. Però da un punto di vista anche un po' letterario, secondo me
po' un problema rimanere fossilizzati sulla figura di un unico libro, di un'unica autrice. Invece all'interno del catalogo di Edizioni Io c'è tanta buona letteratura, molta buona letteratura francese e poi un gigante della letteratura mondiale, ovvero Mathieu Henard. Zona, originariamente pubblicato da Rizzoli, però ristampato da EO, che si può definire tranquillamente la casa editrice di Henard in Italia, che ha portato molti inediti di Henard in Italia, la maggior parte degli inediti di Henard in Italia. Zona, anche qui, è un capolavoro, è un libro mondo, è un libro scritto come fosse un unico grande flusso, è un libro veramente impegnativo probabilmente nella lettura, ma che regala tantissimo e dà indietro tutto quello che chiede. Casa editrice molto amata, molto celebrata, molto, come dire, di moda, giustamente, perché sono stati negli anni molto bravi a crearsi una fanbase fortissima, e Adelphi, ovviamente. Il catalogo Adelphi, però, per me, l'attuale catalogo Adelphi ha sempre avuto un grosso problema, che è un catalogo spesso di autori non di Adelphi, ma che Adelphi ha preso in giro e ha poi unito in un'unica grande confezione. Quindi faccio fatica a indicarvi, per esempio, un Roberto Bolaño come un autore Adelphi, perché Roberto Bolaño è un autore Sellerio per quanto mi riguarda, o un Emmanuel Carrère autore Adelphi, perché Emmanuel Carrère, per quanto riguarda, è un autore Einaudi o anche Bompiani all'epoca, insomma, quindi per indicare qual è secondo me il miglior autore Adelphi, a catalogo almeno il mio preferito, visto che di questo si tratta, vi indico Guido Morselli. Guido Morselli secondo me è un autore fondamentale del Novecento italiano, veramente un genio. Tutti parlano sempre di Dissipazio HG, che è un grande romanzo assolutamente, però il mio preferito è un dramma borghese, quindi anche per consigliarvi qualcosa di diverso dal solito, leggete un dramma borghese, perché qui c'è veramente tutto quello che Morselli poteva dare alla letteratura italiana. C'è una grande prosa, c'è un grande sguardo, romanzo imperdibile. Dopodiché, sempre rimanendo in case editrici molto letterarie e che hanno un catalogo particolarmente specializzato, Voland, casa editrice romana che ha una grande attenzione per la letteratura dell'Est Europa. A mio avviso, all'interno di un catalogo sicuramente raffinato e variegato, capitato spesso dal punto di vista delle vendite da Menino Tombe, il grande simbolo e l'autore più alto, secondo me, che hanno a catalogo è senza dubbio Cartarescu. Potevo citarvi anche Gospodinov, ma davanti a la grandezza di Abbacinante, l'opera veramente mondo di Cartarescu, non si può, secondo me, non si può fare niente. E Abbacinante, in questo caso dalla sinistra, è un libro, anche qui citavo Proust prima, molto proustiano, è la sua versione della Recherche, un altro fuoriclasse della prosa e un altro libro impegnativo sicuramente, deve piacere un certo tipo di prosa sfidante, però ragazzi, è un'esperienza di lettura. Esperienza di lettura in modo diverso è quella del Libro dei Numeri di Joshua Cohen. Sto parlando ovviamente per Codice Edizioni, casa editrice che fino a qualche anno fa era stata, diciamo, era specializzata soprattutto in saggistica, spesso anche con una visione un po' scientifica, ok? E invece con la collana di narrativa, che è prevalentemente una narrativa americana, ha portato in Italia un autore come Joshua Cohen, che insomma poi ha vinto il Pulitzer, ma chi seguiva questo canale prima della vittoria del Pulitzer di Cohen, da anni parlavo di quanto Joshua Cohen fosse una spanna sopra a moltissimi, alla media degli scrittori americani. Il Libro dei Numeri è il suo romanzo più importante ed è molto meno complicato di quanto sembra, molto meno difficile di quanto può sembrare, anche molto meno lungo di quanto appare. È un libro che andrebbe letto da molte più persone
È un libro che potrebbe piacere a tante persone, ma molti si fanno spaventare dalla mole. È un libro lungo, ma non così lungo. È un libro veramente che si fa leggere bene. Ed è un libro che parla alla fine del presente, e lo con doppio sguardo analitico, analogico digitale, di una grande mente, di un intellettuale della nostra contemporaneità. Poi, tra le grandi case editrici, invece, che mancano ancora all'appello, manca Rizzoli. E per Rizzoli io non posso che citare probabilmente uno dei miei romanzi preferiti, che è Dio di Illusioni, di Donna Tartt. Anche qui, inflazionato, l'hanno letto tutti, ne parlano tanti, ne parlano tutti, ne parlano troppi e ne parlano troppo perché, o forse no, non lo so, però qui siamo di fronte a un grande romanzo, siamo di fronte a una scrittrice che rimarrà nella storia, volenti o nolenti. E siamo di fronte a una scrittrice che riesce a parlare a tutti e a dire in modo diverso ciò che vuole raccontare, e quindi forse una delle poche che è veramente riuscita nel suo intento di scrittrice. Dio di Illusioni, vabbè, è inutile parlarne ancora. Sarebbe anche inutile parlare dell'Arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, però in realtà è molto poco letto, è molto chiacchierato, ma in pochi leggono L'Arcobaleno della gravità di Pynchon, perché è un libro che spaventa. In questo senso posso essere d'accordo. Non è un libro facile, però è il libro definitivo sulla guerra, probabilmente, o su come l'uomo prende la guerra, o su come l'uomo arriva alla guerra. Non lo so. Sicuramente è un libro che va letto più volte. Una, due, tre, no, non basta una lettura sola. Si capisce a una prima lettura che all'interno della prosa di Pynchon, all'interno del pensiero di Pynchon c'è tanto ed è tutto molto stratificato. È però un'opera fondamentale anche qui. Quindi va citata, va letta molto più spesso e soprattutto questi autori qua, secondo me, vanno letti e bisogna prendere quello che si riesce a prendere. È inutile pensare di prendere tutto di un libro del genere. Si può anche soltanto prendere ciò che si riesce, ciò che si capisce e godere anche parzialmente della bellezza di queste opere. Andando avanti, due grandi case editrici che hanno grandi cataloghi e sono tra i cataloghi più interessanti, senza dubbio, del panorama italiano, e sono Bompiani e Einaudi. Ora, di Bompiani vi potrei parlare tranquillamente, di Michel Houellebecq, La carta del territorio, uno dei miei romanzi preferiti in assoluto. Però anche basta, no? Quante volte ve ne ho parlato? Potrei parlarvi di Zatatangò e di Laszlo Krasznahorkai e di quanto Krasznahorkai scriva bene, ma lo sapete già quanto Krasznahorkai scriva bene. Vi potrei parlare di Alla linea di Joseph Pontus e di quanto questo sia un libro pazzesco. Un libro scritto in versi, sul lavoro, straziante, di quanto questo autore avrebbe potuto dare alla letteratura mondiale se non fosse precocemente, morto, purtroppo, ma ho scelto di citare Dasha Drindić. Dasha Drindić, Trieste in questo caso, perché Bella Donna è pubblicato dalla Nave di Teseo. Dasha Drindić era un'autrice straordinaria, veramente. Trieste è un romanzo documentario, è un romanzo veramente strano, scritto con grande perizia, che si porta con sé una potenza, la forza di ciò che racconta. È un romanzo testimonianza, è limitativo perché qui c'è anche una grande capacità stilistica, un occhio artistico per creare un'opera che dica più di quello che è il suo contenuto tematico, quindi assolutamente Dasha Drindić. E poi Einaudi. Allora, Einaudi. Einaudi è uno dei cataloghi sicuramente più grandi da questo punto di vista. Io ho quattro scaffali di libri Einaudi, quindi ok, potevo scegliere il mio romanzo preferito di uno dei miei autori preferiti, Lunar Park di Bret Easton Ellis, ma io ho fatto una testa così con Ellis. Teatro di Sabbath di Philip Roth, va bene. Rumore bianco di Don DeLillo, ok. L'informazione di Martin Amis, benissimo. Tutti autori che dovrebbero essere
Già nelle librerie di tutti voi, perfetto. Vite che non sono la mia di Manuel Carrer. Ok, bene. Il centauro di John Updike. Se non c'è nella vostra libreria il centauro di John Updike, va inserito, ovviamente. Tutti i capolavori. Vi cito un libro che invece sono quasi sicuro nella vostra libreria. È nella libreria di alcuni di voi, ma non di tutti voi. Ed è una vecchia storia. Una vecchia storia di Jonathan Littell, autore delle Benevole, anche quello grande romanzo. Questo è un libro molto particolare, è il più classico e il più esagerato degli esercizi di stile, in cui la stessa storia viene raccontata in sette modi diversi, con sette variazioni. Qui c'è forse una delle migliori prose, proprio stilisticamente, rimanendo sulla pagina. Una delle migliori prose su pagina che io abbia mai letto. Veramente è quasi come se fosse un atleta, Littell. Questo è un gesto artistico, fisico, di come si può scrivere. Ecco, se qualcuno di voi vuole scrivere o a qualcuno di voi piace scrivere, leggete questo, un po' vi deprimete perché come lui non scrivete di sicuro, però. Aiuta, aiuta tanto. Poi, tornando invece in lidi più modesti, più piccoli, Safarà è una casa editrice che veramente fa un lavoro eccezionale. Ha un catalogo rigoroso, un catalogo raffinato. Si può prendere un libro a scatola chiusa di Safarà. Il mio autore forse preferito di Safarà è Alasdair Gray, di cui devo ancora leggere l'Anarch, ma di cui ho letto 1982 Janin. E qui siamo assolutamente dalle parti di Joyce, come modo di scrivere, come modo di concepire lo storytelling. Un Joyce forse ancora più pazzo, iconoclasta, un autore veramente sui generis, che anche qui, se siete un po' curiosi, se siete dei lettori curiosi, io non mi lascerei scappare. E se siete curiosi, se siete vogliosi di leggere qualcosa che non sia americano, o che non sia mainstream, per una casa editrice che ultimamente sta un po' perdendo la sua identità chiara, che è Neri Pozza, ma che al suo interno e all'interno del catalogo Neri Pozza vanta nomi importanti e soprattutto libri molto interessanti, io vi cito Tieni ferma la tua corona di Yannick Enel, romanzo francese, qui il cinema, l'arte. L'essere artista, l'essere un artista incompreso, la paura di essere un artista incompreso, la fanno da padrona. Melville e Michael Cimino, queste due figure, diventano fondamentali all'interno di un libro allucinato che forse soltanto un autore francese avrebbe potuto scrivere. Casa editrice che ho citato prima, per quanto riguarda Bolagno, è Sellerio. Sellerio è una casa editrice che ha un catalogo passato. Secondo me di altissimo livello letterario, che poi ha trovato il grande successo con i gialli, ma che continua ogni tanto a sfornare delle piccole perle, a tirare fuori degli autori che apparentemente gli altri editori sembrano ignorare, e così è stato qualche anno fa con Ben Lerner. Ora, ovvio, ne ho già parlato mille volte di Ben Lerner, però nel mondo a venire non è letto abbastanza, non abbastanza persone leggono Ben Lerner e soprattutto non leggono Nel mondo a venire, perché è sicuramente il miglior romanzo di Ben Lerner, ma è un punto, uno snodo fondamentale dell'attuale panorama della narrativa americana. C'è una narrativa americana che fa narrativa proprio mainstream di basso livello e che riempie gli scaffali delle librerie, ma poi ci sono anche pochi autori che producono arte. E Ben Lerner produce senza dubbio arte. Ormai siamo alle ultime battute finali, penultimo editore di cui vi parlo, Feltrinelli, colosso gigantesco, catalogo sconfinato, un sacco di autori pubblicati. Potrei parlarvi di Otessa Mosfeg, il mio anno di riposo e oblio, ma vi ho fatto una monografia, quindi non parlo più di Otessa Mosfeg, smetto di riempirvi la testa di Otessa con Otessa Mosfeg. Sicuramente, secondo me, nell'attuale catalogo Feltrinelli il più rappresentativo è Knausgard, con tutti i suoi libri in realtà, ma soprattutto con la sua serie principale,
con La mia lotta. La morte del padre, che è il primo volume, è secondo me un ottimo romanzo, un romanzo veramente di alto livello. Io, se devo andare a spulciare tra i libri feltrinelli che ho, forse uno di quelli che più mi è rimasto addosso è Fer di Durke, non so se si pronuncia esattamente così, di Witold Gombrowicz, che credo in questo momento sia pubblicato dal Saggiatore. Quindi mettiamo insieme Feltrinelli e Saggiatore e vi dico, leggete Gombrowicz, ok? Non sono sicuramente io che scopro Gombrowicz, è un maestro della letteratura mondiale. Soprattutto Fer di Durke, tra i 4-5 Gombrowicz che ho letto, è quello che mi ha colpito di più. È quello dal punto di vista stilistico che trovo più solido, che riesce a portare avanti il suo messaggio da un punto A a un punto B in maniera chiara, precisa, senza sbavature. Un libro un po' onirico, disturbante, che è disturbante nella prosa, nell'approccio, nel modo in cui Gombrowicz ti butta addosso e ti butta il lettore all'interno di situazioni che lo mettono a disagio. Consigliatissimo. Ultima casa editrice di cui parlo, casa editrice forse la più giovane tra le case editrici di cui vi ho parlato, sicuramente la più giovane, è Utopia. Utopia è in questo momento una realtà molto forte, è un progetto perfettamente riuscito, è un catalogo raffinato, tra recuperi e inediti, e quindi oggi vi segnalo un recupero e un inedito. L'inedito, e ve ne ho già parlato, è Alla 99 di Hassan Blasim, autore iracheno, molto talentuoso, che riesce a portare le sue tematiche e ciò che vuole raccontare, però anche con una prosa costruita, intelligente, sia Alla 99 che i racconti recentemente pubblicati, insomma, Hassan Blasim è da recuperare. Ma poi ho letto di recente Piero Scanziani. Piero Scanziani, è un autore svizzero del Novecento, un po' dimenticato, almeno io non avevo mai sentito parlare. Libro Bianco è l'ultimo pubblicato da Utopia ed è un libro che mi ha colpito tantissimo. Un libro anche qui molto onirico, possiamo dire così, che riflette sulla condizione umana, partendo proprio dal primo essere umano, da Adamo, e da una sorta di processo ad Adamo, un processo all'uomo, all'essere umano. E che è quindi una grande riflessione in un romanzo che non è un romanzo saggio, perché ha proprio la struttura del romanzo ed è scritto come un romanzo, ma ha con sé, si porta con sé riflessioni da saggio sociologico, esistenziale. Quindi veramente un autore che voglio anche io approfondire e recuperare. Quindi io spero che il video sia durato poco, ma non credo che sia venuto particolarmente breve. Qui sotto vi lascio la lista dei libri di cui ho parlato, con i relativi link a Amazon, come al solito, se comprate da quei link una piccolissima percentuale arriva a me. Fatemi sapere sotto nei commenti quali sarebbero stati i vostri preferiti di queste 15 case editrici di cui ho parlato. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!